Questa è una cosa che sogno di fare fin da quando ero piccolo. Da bambino infatti vidi un televisore come questo, miniaturizzato, erano gli anni 70, che ovviamente non ho mai potuto avere perché costava un patrimonio. Diversi anni fa su eBay ne ho comprati 4, con l'intento di trasformarli in lettori video multimediali, e forse oggi ci posso riuscire. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. E vedete, sono dentro questo piccolo televisore miniaturizzato degli anni 70. Dal momento che questi televisori non possono più essere utilizzati perché le trasmissioni analogiche sono cessate diversi anni fa, ho sempre sognato di trasformarne uno in un lettore multimediale, ovvero un piccolo iPod video con schermo CRT in bianco e nero. Ma per fare questo mi serve un lettore multimediale abbastanza piccolo da poter essere sostituito al tuner all'interno del televisore. E ho trovato questo su eBay. E benvenuti nel bunker vero di MVV Blog. E questa è una chiavetta USB, una specie di chiavetta USB nella quale si possono registrare dei video poi riproducibili dall'uscita in video composito con audio stereofonico. Questo è perfetto per fare questo mio esperimento, ovvero di andare a prendere uno di questi piccoli televisori TravelMate della Panasonic degli anni 70 o giù di lì, fine anni 70, e trasformarli in lettori multimediali. Ora io ne ho 4 di questi, questo è il migliore che c'è e questo è quello peggiore, è che vado ad utilizzare come cavia per vedere se riesco a portare a termine questo progetto che inseguo da quando ero veramente piccolissimo. Andiamo a vedere che c'è qui dentro. Quindi vediamo cosa c'è nella scatola del Movie Stick. Piccolo manualetto di istruzioni, il cavetto audio video, una piccola prolunghina USB. Qui c'era l'alimentatore, ma l'ho tolto io prima perché mi serviva. Il telecomando ed il movie stick, eccolo qui. Allora, questo è il movie stick che voglio infilare dentro a questo piccolo televisorino. Vediamo come funziona. Si prende un televisore CRT, ci colleghiamo dietro l'ingresso video e uno dei due ingressi audio, è stereofonico ma il televisore è monofonico, si collega lo spinottino al movie stick e si attacca il movie stick a un'alimentazione di 5 volts da questa parte di qua. Eccolo. Con l'apposito telecomandino si vanno a scegliere per esempio i film da guardare che sono contenuti nella memoria del movie stick. Aquila 14 controllo deposito, qui è il dottor Russell. La scocca di quest'arnese qui è fatta di alluminio perché fa anche da dissipatore di calore. Questo oggetto diventa un po' caldo, ma non esageratamente caldo, si scalda un pochino. Quindi questa è una cosa da vedere quando lo vado ora ad infilare dentro a quest'altro televisore. Ora, questo televisore qui è un piccolo monitor in bianco e nero che c'ha già l'ingresso video composito, mentre questo Panasonic non ha nessun ingresso. Non esiste un ingresso video composito dove andarlo ad inserire e oltretutto devo trovare il posto all'interno, e io un'idea ce l'ho. Questo è un altro Panasonic TR1030P, un po' più malandato rispetto a questo. Questo qui è veramente nuovo di zecca, e questo mi è servito come cavia. Oltre a studiarmi tutto lo schema elettrico, sono andato a togliere un po' di componenti, tra cui la cosa principale che ho tolto è questo, che sarebbe il tuner, che è infilato qui dentro. Togliendo il tuner ed altri piccoli componenti tipo questa rete resistiva, non so che roba è sinceramente, che non servono assolutamente a niente perché la parte del tuner non serve, ho ricavato abbastanza spazio per poterci infilare dentro questa chiavetta USB. Però non così com'è, perché così com'è è comunque troppo grossa e quindi bisogna che la tiri fuori dal suo contenitore e la vada ad infilare qua dentro. Il discorso è: dove collego l'uscita video composito e audio di questa piccola chiavetta a questo televisore che non ha ingressi? Studiando lo schema elettrico però sono riuscito a trovare il punto in cui il segnale video composito esce dalla circuitazione del tuner e entra qua sotto nella circuitazione del monitor vero e proprio, e togliendo tutta questa parte qua non ci sono problemi perché questo televisore continua a funzionare. Collego il polo negativo con il negativo del movie stick. Se vado ad iniettare il segnale video composito qui su questo pin di questo circuito integrato, tacchete, eccolo qua.
mentre per l'audio non ci sono problemi perché basta collegarlo all'amplificatore audio, che sarebbe questo qui, questo piccolo scippettino qui, e l'ingresso audio è su questa resistenza. Infatti se vado a toccare qui, anche l'antenna non sarà più funzionale, sarà soltanto un oggetto posizionato sopra, perché l'antenna da qui arriva fino in fondo qua con questa vite, mentre in questo punto qui poi ci sarà la porta USB proprio in questo punto, quindi l'antenna non potrà più essere agganciata in fondo a questa vitina qui e dovrò segarla in qualche modo, però non credo che utilizzerò questa antenna qui, probabilmente utilizzerò questa di antenna che è già rotta. Per l'alimentazione non dovrebbe essere un problema, perché questo all'interno ha un regolatore di tensione da 3,3 volts. Quindi anche se l'ingresso è superiore a 5 volts, per esempio se fossero 6 volts, non è un gran problema, perché il regolatore di tensione all'interno lo riporta sempre a 3,3 volts. Qui le pile sono 4 e questi sono 6 volts. Se uso l'alimentatore esterno sono 6 volts. Quindi quest'arnese qui ha preso la scossa dal monitor. Mai toccare il CRT, cazzo, c'è 4,7 kV. Che botta. Smontare il movie stick è semplicissimo, basta togliere questo tappino. Olè. E poi ci sono queste due stecchine di plastica trasparente. Se questo si fa così si toglie e questo viene via, zicchete, e voilà, eccolo qui. E su questa piccola schedina abbiamo la memoria della Samsung da 4 GB e il processore, che non so cos'è perché sopra c'è applicata questa specie di pasta termoconduttiva, quindi non ce la levo perché mi serve. E questo qui fa tutto, uscita video composito, uscita canale destro e sinistro, fa tutto. Sulla parte opposta invece la cosa più importante è questo regolatore di tensione, che anche se io applico 6 volts all'ingresso continuerà ad alimentare tutto a 3,3 volts, spero. Quindi il movie stick così combinato, ora prendo un'altra botta da 7000 volts, entra perfettamente qui, tac, no problem, ci va semplicemente così, quindi in questo modo ci va. Però il problema è che questo non può funzionare così e qui ci vuole per forza una lettina di raffreddamento, un qualcosa, qui ce lo devo attaccare a tutti i costi e non ce l'ho. Ecco il problema dov'è, vediamo come fare. Questo invece è il sensore dell'infrarosso per il telecomando, anche questo devo vedere come fare, se lasciarlo qui oppure se spostarlo in un punto diverso ora del televisore in modo da avere accesso con il telecomando. Ora devo vedere anche questa cosa. Ok, ho tagliato un pezzettino di ferro così che può andare perfettamente qui sopra, non ci vedo, ecco qui così. E quindi ci posso andare ad appiccicare questo sopra. Appiccicare non ci starà mai, è così. Però ce lo fermerò in qualche modo. Ho usato due pezzetti. Aia, porca maresca. Porco cane malefico. Ho usato due pezzettini di guaina termostringente. L'ho un po' allargata. Ce l'ho fatta entrare. Però lo lascio andare per un po' e vedo se scalda troppo e se fonde, chi lo sa. Allora, ora è già un po' che va e è un po' caldino, devo dire la verità, però non è così esageratamente caldo. Allora, stavo cercando sullo schema elettrico un punto dove entrare in modo da poter regolare il volume tramite il controllo di volume normale del televisore, e ho visto che su questo integrato qua giù abbiamo l'ingresso numero 3 sull'attenuatore, mentre il 4 è collegato direttamente allo stadio di amplificazione. Quindi invece di collegarmi qui mi dovrei collegare sul piedino numero 3. Allora, il piedino 3 è connesso con il piedino 2 tramite questo condensatore, quest'altro condensatore invece è collegato a massa, e sul piedino 2 c'è l'audio. L'audio viene decodificato da questi due stadi. Quindi se io scollego questo condensatore, il C208, e mi collego con l'audio sul piedino numero 3, dovrei poter regolare il volume direttamente da qua, dal controllo di volume, ed arrivare sull'altoparlante direttamente e sulla presa cuffia. Inoltre c'è un'altra cosa.
Allora, questo è lo stadio di alimentazione del televisorino. All'ingresso qua giù vengono presentate le pile da 6 volts o l'alimentatore esterno sempre da 6 volts. Poi qua giù c'è un regolatore di tensione. Da qui esce una tensione che va ad alimentare tutto il resto del circuito. E qua giù vediamo che c'è scritto B. Quindi in questo punto qui ci dovrebbero essere più o meno 5 volts stabilizzati. Quindi io posso prendere la tensione di alimentazione per il movie stick direttamente da questo punto qui, collegandomi tra l'induttanza L131 e 133. Vediamo sul punto B più quanta tensione c'è. Io spero almeno 5 volts. Qua 3,75 potrebbe bastare per far andare il movie stick. Le batterie danno 5,20-5,30 volts sotto carico, però prima di collegarlo qua direttamente alle pile voglio provare a collegarlo invece qua giù, che mi dà una tensione un attimino inferiore ai 5 volts, e magari perché lo stabilizzatore interno a questo coso qua giù però ha bisogno di almeno 1,5 volts superiore a 3,3. Secondo me se lo collego qua non ce la fa. Comunque ora devo fare la modifica dell'audio, poi collego tutti i cavetti audio e video e poi vediamo dell'alimentazione dove collegarla. Ok, vado a togliere questo condensatore qui. Fatto. Provo a infilarci dentro l'audio sul piedino numero 3. Troppo alto. Naturalmente l'audio arrivava dal movie stick che sta andando. E a questo punto mi sono messo a collegare tutti i cavetti al movie stick per poterlo attaccare al televisorino cavia, in modo da essere proprio sicuro e togliermi fino all'ultimo dubbio prima di andare ad operare sul televisore, quello buono, quello insomma new old stock, quello che mi dispiacerebbe rovinare per fare una cosa che poi non funziona. E comunque questo è il risultato. Beh, è difficile riprendere uno schermino CRT così piccolo, oltretutto non funziona neanche bene questo, quindi a questo punto non mi rimane che testare l'ultima cosa, vedere se lo posso alimentare direttamente dal televisorino. Si è acceso e funziona! Quindi in questo momento il movie stick è completamente collegato al televisore. Anche l'alimentazione arriva dal televisore. Allora ok, a questo punto lo posso spegnere e posso andare a modificare questo il televisore in modo da poterci mettere poi alla fine il movie stick all'interno. Allora, qui ce ne sono altri due di Travel Vision. Vediamo nella prima scatola cosa c'è. Ci dovrebbero essere degli accessori utili per fare questa cosa. Ci sono addirittura le batterie ricaricabili originali, che queste non sono più ovviamente buone assolutamente a niente. Poi questo è un troiaio, questa è una cuffia che non c'entra assolutamente niente col televisore. E qui c'è un alimentatore da 12 volts a 6 volts. Poi abbiamo il laccino per portarsela a giro. Vediamo l'altra scatola, e qui ci dovrebbe essere anche il televisore dentro. Questo è più completo. Manuale di istruzioni, guarda là, televisore, questo schifezza cos'è? Il laccino, anche qui ci sono le batterie. Queste sono messe bene anche, queste addirittura non hanno perdite, guarda. Ora smonto questo alimentatore qui da 12 a 6 volts, recupero questo cavetto e l'attacco con un alimentatore esterno da 6 volts. E poi vado a provare quale di questi televisorini funziona meglio. E poi il televisore che si comporta meglio lo trasformo nel lettore multimediale CRT bianco e nero, insomma questa cosa che non ha senso, demenziale come al solito. Per provarli senza stare a smontare tutto, ho collegato questo trasmettitore VHF con il budello di Tuma. Vai! Allora, ho collegato il trasmettitore VHF con il movie stick in modo da trasmettere direttamente ai televisori l'immagine. Almeno senza smontarli posso vedere qual è che ha meno distorsione sullo schermo.
mi serve questo cavetto. Andiamo a vedere qui dentro che c'è. Come pensavo, infatti dentro c'è una bestia di resistenza e basta. Questo l'ho acceso, è quello che è più brutto esteticamente e mi sa che quello funziona meglio, forse, chi lo sa. Vediamo questo, che esteticamente è ancora un pelino meglio di questo qua, e proviamo a vedere. L'immagine salta un po', ma perché è trasmessa in VHF, quindi ora vediamo l'ultimo, che è quello messo meglio di tutti come estetica. No, dai, questo è quello che funziona meglio di tutti e quello anche con l'estetica migliore di tutti. E niente, questo è nuovo, praticamente è il new old stock. Quello che state vedendo è ripreso da uno schermo da un pollice e mezzo, quindi ditemi voi. Ok, basta così. Ce la fa più. Mamma mia. Va bene, vada per questo televisore. Ok. Vitina che regge l'antenna e l'antenna viene via. E poi ci sono altre tre vitine e il televisore si apre così da sopra. Ora prendo una bella botta da 250.000 volts perché è stato acceso fino ad ora. Ecco qui, questo è tutto il televisore. Vedete com'è costruito? Questa è roba degli anni 70 e già a quell'epoca avevano iniziato ad adoperare il Surface Mount. Queste sono tutte resistenze, condensatori, trimmer, tutti a montaggio superficiale, tranne ovviamente condensatori elettrolitici, impedenze, induttanze e quant'altro non potesse essere miniaturizzato all'epoca. Ma questo televisore gira intorno a due circuiti integrati principali. Uno si trova qui sotto, che completa la parte del tuner e la decodifica, se si può dire così, del segnale analogico video composito e l'audio analogico, mentre tutta la parte sotto riguarda il funzionamento vero e proprio del monitor. E in questo punto qui c'è un altro circuito integrato che incorpora tutti gli stadi di un televisore normale. Il trasformatore flyback ad alta tensione è qui e quello che devo fare io ora è togliere il tuner ed infilare in questa parte qui il movie stick. Ok, poi anche questa, già che ci sono, pistino alla porta, un po' di qui, un po' di là, un po' di qui, un po' di là, la fine viene via, eccolo. Ok, vediamo. Olè, vai. Ciao. Murata, made in Japan. È incredibile il livello di miniaturizzazione che erano riusciti proprio ad ottenere i giapponesi già negli anni 70, cioè questa è roba da matti. Ok, è infilato dentro, allora non può andare a sbattere da nessuna parte e ci rimane lo spazio anche, insomma, per far passare un minimo di aria da qua, insomma, ma prendere a fuoco di sicuro. Vabbè, niente, devo reinserire tutto questo ambaradan qui dentro ora. C'è andato alla grande. Allora, ok, intanto collego i cavi, poi devo fare una modifica al mobiletto perché qua giù deve uscire fuori questo. Ci vuole un foro per arrivare qua giù col telecomando. Tutto collegato e ora bisogna provare se va. Ok, proviamo. Se si accende il leddino qui e vai. Abbiamo passato la barriera di laser, tra un paio di minuti effettueremo il controllo del campo radioattivo per il dottor Russell. Aquila 14 da sala controllo deposito, qui il dottor Russell. Dica, dottore. Tra quanto finirete di scaricare? Gli ultimi contenitori entrano adesso. Ancora una decina di minuti. Ho creato l'apertura per la porta USB anche sul pannello di qua.
ho tagliato un pezzo del sostegno dell'antenna, ho fatto questo foro per far passare gli infrarossi del telecomando. E ora ci devo mettere l'antenna, finta ovviamente. Olè! Perfetto, ok. Tramite questo interruttore che prima cambiava tra UHF e VHF, adesso invece si può spegnere ed accendere il movie stick che è dentro. Il telecomando dovrebbe funzionare, anche se non andrà a un centinaio di chilometri di distanza, ma dovrebbe andare. Olè. Audio. Ci vivrebbe? No, io se mi facesse una centrale nucleare davanti a casa mi arrabbierei moltissimo. Pare alta, ricevuto anche la 2. Micidiale. Comandante Coni. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Un caffè, comandante? Grazie. Salve, ciao. Ma qui c'è firma, sigillo e ratifica. Ok, va bene così. Ora lo spengo, Comandante della base lunare. A questo punto devo creare un cavetto che entri qui dentro in modo da collegarla al computer. In pratica il cavetto che mi serve ora lo posso ricavare da una prolunga USB, perché è questa parte che si dovrebbe collegare dietro. Devo soltanto togliere tutta la parte metallica che c'è qui, in questo modo qui. E con questo cavetto è possibile collegare il televisore al computer e caricarci dentro video, immagini, suoni. Per i video ho deciso per una risoluzione di 300x400, perché tanto su uno schermo così piccolo è inutile andare oltre, e in questo modo i file video vengono molto piccoli, e dato che questa è una memoria solo di 4 GB è tutto di guadagnato. Poi ovviamente questo televisore è monofonico, quindi non si può collegare una cuffia stereofonica qui perché si sentirebbe da un lato solo. Allora ho preso questa cuffia cinese e l'ho modificata attaccandoci questo spinotto monofonico in modo da sentire il suono su entrambi i canali della cuffia. Per quanto riguarda invece la durata delle batterie, ho fatto diverse prove, sono riuscito a vedere tutto un episodio da un'ora di Spazio 1999, più alcuni video musicali, e le batterie erano ancora in condizioni decenti. Mentre la portata del telecomando in effetti non è poi così male. Devo dire che con questo piccolo gioiellino mi sono divertito in questi ultimi giorni in una maniera pazzesca. Veramente mi piace una cifra, è difficile da vedere, con la telecamera non si sincronizza molto bene, ma dal vivo veramente è uno spettacolo da vedere. E qualcuno di voi, forse quelli che sono un po' più su con gli anni, tipo me, avranno riconosciuto in questo oggetto un qualcosa di simile al Comlock di Spazio 1999, un telefilm degli anni 70, dove questo Comlock era una specie di telefonino con uno schermo identico a questo. Ebbene, eccolo qui, eccolo qua, questo qui è il Comlock di Spazio 1999, che se vedete ha uno schermo identico, grande, uguale come questo televisore. Questo ovviamente non è l'originale, questa è una copia che ho costruito io, che però ha una particolarità. Funziona, e dentro ha anche una telecamera, e non solo ha una telecamera, ma videoregistra ed è in grado di riprodurre i filmati di Spazio 1999. E vedete che non è collegata assolutamente a niente, eh? Cioè questo funziona veramente così. È ridotto un po' male, un po' malandato, perché questo è il primo che ho costruito nel 2002 ed ho ancora tutti i pezzi per poterne costruire un altro. Quindi prima o poi su questo canale ci sarà un filmato dedicato a questo oggetto. Ma nel frattempo anche questo video è finito, io vi ringrazio di averlo seguito, vi saluto dallo schermo CRT di questo piccolo lettore multimediale video e mi raccomando, restate sani!